E bella a tutti voi ragazze e ragazzi, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Ita. Allora, qui come vedete siamo nel mondo principale del canale e come potete vedere diciamo ci stanno parecchie cose qui in game ancora da fare. Diciamo che rispetto all'ultima volta siamo rimasti leggermente indietro. Allora, una cosa sicuramente utile da fare, cioè non solo una, ma è quella di... Cioè, bisogna fare parecchie cose qui in game. Come infatti, come vedete, qui ho... diciamo più o meno sistemato cioè, i tunnel per salire e scendere. Qui la farm è fatta, diciamo di grano è fatta, poi si amplierà per fare quella di patate, quelle patate di carote, di barbabietole. Però comunque una cosa sicuramente manca, ovvero il mob spawner, e per poterlo fare appunto bisogna andare, cioè un po' di pietra l'ho cotta perché comunque non voglio farla di cobblestone. Infatti come vedete qui ho il cracked stone brick, ho mediamente comunque 11 stacca e non ci faccio neanche un piano. Quindi quest'oggi scenderemo in miniera cercando di non rompere questo piccone, perché servirà, perché questo qui ci servirà poi successivamente. Per questo perché ci servirà, perché semplicemente perché devo fare l'enchantment table e che sarà necessario per incantare appunto questo piccone qui pieno, e quindi sicuramente servirà parecchia lava per fare, cioè dell'ossidiana per fare tavole incantesime. Quindi ti lascio lì, intanto andiamo diciamo in questa direzione, già avendo scavato parecchio. Se non sbaglio da qualche parte qui della lava ci dovrebbe essere pure, penso in fondo forse, speriamo che la troviamo. Intanto un minimo di volume ce lo devo lasciare perché, ripeto, siamo in Minecraft e non vorrei incontrare dei mob che mi fanno saltare in aria. Ok, qui sicuro c'è. Allora, ne servono esattamente 4 pezzi per incantare il piccone, cioè per fare il tower e incantarlo. Ah, è vero, ora che ci penso, servirà anche dei fogli di carta, cioè come si chiamano? Dei canne da zucchero per poter fare la carta e quindi poter fare poi successivamente i libri per gli scaffali. Allora, intanto io i miei 4 pezzi di ossidiana li ho presi. Poi in futuro troveremo il modo di andare sempre più veloce, quindi fare i beacon, quindi sia quelli di velocità sia quelli di per scavare in modo più veloce.
ma comunque con un piccone con indistruttibilità e quindi con un piccone indistruttibilità, efficienza 5, già saremo a posto. Poi se riusciamo con qualche libraio a trovare quello che scambia mending, avremo il piccone della vita, perché giustamente con l'esperienza che uno ha lo trova. Sarà praticamente impossibile distruggerlo. Poi ovviamente il carbone lo raccoglierà a futuro. Ok, sta pure facendo notte, meno male che ho recuperato il letto. Anzi, si è fatta notte, non è che si sta facendo. Allora, prima cosa fatta. Poi allora, diciamo che raccogliere tutta la cobblestone per poi fare il mob spawner lo farò io off camera. Però diciamo che almeno fare il tower incantesimo e cominciare a farmare tutto il necessario, già posso cominciarlo a fare in questo video. Allora, normalmente, un asinello. Allora, dicevo, normalmente i canne da zucchero stanno vicino all'acqua, quindi una cosa si può fare sicuramente è andare qui vicino all'acqua. Intanto mi salvo le coordinate, che tanto sicuramente mi perderò. Qui non c'è nulla? No. Sì, lo so, ogni tanto mi metto a cercare, cioè mi distraggo in cose che sembrano grotte. Però questo carbone sicuramente me lo voglio raccogliere. Tanto questo che sto utilizzando di piccone è inutile da incantare, che è praticamente rotto. Quindi tanto vale sfruttarlo al meglio. Allora, pensavo fosse finito. Allora sì, è vero, mi fanno ora. Ci stanno un'altra volta tutte le cose delle ricette, più che altro perché essendo si cioè avendo aggiornato Minecraft, si è aggiornato pure il launcher, che sembra molto più bello di quanto non era già, no? Cioè, mo hanno veramente migliorato, hanno fatto un upgrade molto molto carino. Allora, qui sicuro non ci stanno. Un albero, è cresciuto ora. Allora, fammi vedere. Qui ci stanno degli squid, di cui uno sta pure morendo. Ok. Si hanno poi aggiunto pure dei coloranti particolari. Allora, cosa sicuramente posso fare è seguire questo percorso d'acqua e illuminare qui. Tanto sembra, ok, infatti, come sembrava, sembrava una grotta senza, cioè non proseguisse, sperando che lo è pure questa. No, questa non lo è, ottimo. Però
Direi di non proseguire per la grotta perché stiamo cercando le canne da zucchero. Comunque è una cosa, diciamo, che potrebbe pure far ridere, che uno ha fatto quella fornace così grande e non ha le canne da zucchero. Non ha un'armatura decente, ovviamente. Infatti nella quando off camera andrò a raccogliere la cobblestone, spero di trovare anche altri diamanti, così per farmi un'armatura decente perlomeno. Allora, qui, no, infatti, sempre visto che ci sono stato, non credo di. Cioè, se ci fossero state le zucchero, già le avrei raccolte. Infatti, non ci stanno. Allora, l'unica cosa che si può fare è proseguire, semplicemente. Io comunque mi mantengo sempre a una certa altezza, perché per avere una maggiore visibilità, più che altro per questo. Allora, sì, comunque per la 1.14.13 hanno fatto anche Optifine. Ok, qui sicuro non ci sono canne da zucchero, quindi è inutile che scendo vicino all'acqua. Qui ci sono dei rupi. Un pollo. Tanto quelli, diciamo, gli animali bene o male ce li ho tutti. Mi pare di sì, averli tutti. Allora, lì vedo altra acqua. Vedo tanta acqua. No, vediamo. Ok. Al momento canne da zucchero non ne vedo. Sì, l'unica, ripeto, è esplorare. Tanto una cosa è certa. Ci sono antiche leggi di Minecraft che se tu cerchi qualcosa, troverai tutt'altro. Quindi sicuramente troverò di tutto, cioè più probabile trovo una pecora rosa che le canne da zucchero. Ecco, l'ho detto e ho trovato le canne da zucchero. Però speravo di trovarne di più oltre a queste e quelle che stanno laggiù. Ok, al momento sono 9. Vediamo raccogliendo quelle altre a quanto arriverò. Ok, tanto sono in mezzo al mare, sono 2, quindi a 11. Il che per avviare una farma e cominciare a già craftare i primi libri sicuramente non bastano. Laggiù sì, ok, è andato zucchero. Questi sono carini come fiori, infatti io me li prendo molto volentieri, più che altro perché oramai ci sono coloranti quasi, cioè praticamente ci sono solo colorante, quindi diciamo mentre prima, per esempio come per colori come nero o come il blu potevamo usare le ink sacca o i lapislazzuli, ora si usano stesso i coloranti. Quindi, diciamo, se uno vorrebbe fare un tipo diverso di colorante, diciamo, utile. Più che altro per abbellire lana, terracotta, quindi per dedicarsi alla parte
decorativa. Ok, 27 canne zucchero bastano. Ora me ne torno a casa, tanto probabilmente, come appena successo, ne incontrerò altre, almeno spero. Comunque 29 euro bastano. Allora, vediamo se riesco a ricordarmi più o meno la strada. Questi sono comodi, se avessero un gruppo di fiori. Eccoli. Non mi aspettavo questo lag, però si vede che stava caricando, generando qualche parte del mondo. Più che altro perché questi fiori, che occupano normalmente due piani, spammandoci sopra il bombiella ne danno praticamente altri, e quindi si sta tranquilli dal punto di vista di appunto di farma, cioè di farmare i coloranti, sempre il discorso decorativo. Ok, si sta facendo pure notte, quindi direi di sbrigarmi a tornare a casa, visto che ho poco cibo, l'armatura praticamente inesistente. Allora, mi ricordo di questo pollo, cioè di, non so se era lo stesso, però di questa zona. Ok, no, non devo vedere qui. Ok, tanto ora raccogliere. Ok, sì, mi ricordo di questo cratere. Sì, mi ricordo, però devo pure ritornare a casa, dovrei cominciare a vedere delle torce, cioè una parte spianata e delle torce in teoria. Lì ci sono dei creeper e la cosa non mi piace, quindi faccio il giro quest'altra parte. Lì ci sono scheletri. Ah, scendo piano piano perché non voglio prendere danno da caduta. E quindi perdere vita, perdere stamina. Lo so, pure correndo si perde stamina, però almeno in questo modo cerco di perderne di meno. Allora, direi di fare come prima e quindi salire verso l'alto. Io dei blocchi ce li ho, quindi meglio sfruttarli. Ok, vedo nell'acqua lì una pianura. Pianura, buon segno, perché mi ricordo le montagne dove stavo erano vicino alle pianure. Lì vedo pure altre canne da zucchero e direi di prenderle subito. Sto a 33, ottimo. Allora, intanto io mi direi di avvicinarmi sicuramente alla pianura. Ok, qui sotto c'è uno scheletro. E lì c'è uno zombie. Non vorrei aver fatto giro giro collo, eh. Allora, mi sa che conviene, metto in pausa e prendo lo screen, più che altro. Ok.
Allora, vedere. Allora, stavamo facendo. Ok, di qua sicuramente. Cosa? Cioè, nel mentre ho fatto più di 1000 blocchi? Cioè, sono tutt'altra parte. Quindi conviene correre. E tra l'altro pure finito il chip, non ne ho altro. L'unica è ammazzare un paio di maglie. Cioè giusto uno. Ok. Allora, ma veramente ho fatto tutta questa strada senza neanche accorgermene. Cioè, vi giuro, ragazzi, ho fatto più di 1000 blocchi. Allora, praticamente devo andare dritto, dritto, parte qua. Però non mi interessa al momento. Allora, no, non mi interessava prendere neanche tutti questi danni. Lì ci sono delle zucche. La cosa potrebbe essere utile. Allora, ok, 4 zucche, anzi 5, penso che valgano più che bene. Che poi tra l'altro le zucche sono pure più rare rispetto ai diamanti, quindi devo trovare assolutamente altro cibo perché direi che la stamina mi sta abbandonando. Anche se devo ammettere come letteralmente come un pollo non me la sono portata dietro, anche se ce l'avevo a casa. Ok, pecora. Te ti porto su. Un bug. Creeper, quindi devo correre e non voglio schiattare. Mucche. Ok. Scheletro, la cosa non mi piace. Lo so, in questo video sono molte cose, sono molte le cose che non mi piacciono. Ciao Rupi. Meno male che ci stavate voi. Ok, intanto mi sono fatto quasi 700 blocchi. No, sì, l'ho superato i 700 blocchi. Ok, sono da tutt'altra parte. Oh, che bello le mucche. Vi farò fuori molto volentieri, anche perché ho bisogno della vostra carne, se mi fate ammazzare. Ah, ma ora si possono craftare pure le armature dei cavalli? Quanto pare, sì. Ok, ora. Ok. Direi che un bel po' di vita sto recuperando. Ok,
mo non so quanti sono effettivamente, se riesco a non morire, grazie. Ok, mi devo allontanare molto velocemente perché gli scheletri sono rompiscatole. E qui ce n'è un altro. Allora, qui c'è montagna. Allora, dobbiamo arrivare a 173 e ci stiamo andando. No, non mi dovevi mettere la piuma davanti, bensì il pollo. Dai. Ok, sta tornando giorno. E intravedo quella zona. No, lì c'è uno scheletro. Cavolo, qui ci schiatto. Quindi direi di mettere in peaceful tranquillamente. Dopo che ho rischiato di schiattare per mancanza di cibo. Ah, ma io avevo... Ah, mi sta prendendo... Cioè, avevo praticamente canne da zucchero sotto casa? Allora... Tanto qui... Ecco, infatti, ho trovato casa. Meno male. Quindi ora posso tornare in normal. Allora, quindi praticamente sì, avevo canne da zucchero dietro casa, non me ne sono accorto. Ottimo. Allora, direi andare avanti e di risalire. E di soprattutto di prendere il cibo, visto che mi è praticamente finito, già sto consumando stamina. Allora, devo inventare una farm di carote d'oro, cioè una farm di carote, una farm d'oro, così da poter fare carote d'oro in quantità industriali. Allora, qui c'è il cibo, un bello stack di roba. Terra, ne ho veramente bizzeffa. Tu è qui. Sabbia, sabbia natura. Ah, due pezzetti ce l'avevo. Però ci avrei fatto veramente poco. Ok, qui sotto piazzo te. Allora, te qui sicuramente mi servirà una farm d'acqua, cioè una fonte d'acqua infinita, che qui giù ce la dovrei. Comunque ho i fiumi, ho tutta la roba e comunque c'è la fonte d'acqua infinita, mentre su no. Allora, lo sto cancello, eccolo qua. Ok, diciamo che ora come ora faremo l'enchantment table. Allora, vado a prendermi il libro, i due diamanti e crafto. Cioè, vado a fare il libro. Pure poca pelle. Diamanti sono qui, servono due. Allora, crafting table. Che tra l'altro ho rivalutato la questione del crafting già fatto. Fate qui crafting table, ci metto un attimo, poi farò la stanza apposita, anche perché
tanto te le posso chiudere, trovare a casa. Allora, anche perché sarà utile avere una fa, cioè perfettamente una farma fatta bene, che ne azzuccherò. Perché intanto queste 4 sono utili, cioè quelle 2, 4, 8. Poi tanto queste le utilizzerò solamente per fare libbre, tanto mentre quelle crescono. Allora, 11 libbre, ho messo la pelle, eccola qua. Ci posso fare. Allora, tanto qua. No. Perfetto, 3 book shelf le ho fatte. Allora ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.